negli esempi che abbiamo visto finora, anche se non l'abbiamo detto, abbiamo sempre immaginato forze costanti, cioè che non cambiano intensità durante lo spostamento dell'oggetto. Vediamo adesso invece come si calcola il lavoro di una forza variabile. Qua c'è un oggetto che si sposta per esempio di 10 metri, una forza che lo spinge per semplicità nella stessa direzione e nello stesso verso, quindi compie il lavoro motore, però questa forza è variabile, per esempio sta diminuendo. Allora non possiamo utilizzare questa formula che abbiamo visto prima per calcolare il lavoro di questa forza. Il motivo è che non sappiamo quale intensità mettere al posto di F, cioè mettiamo 5 N, 4, 3, 2, 1, non lo sappiamo perché questa forza è variabile. Per fare il calcolo del lavoro bisogna suddividere questo spostamento di 10 metri in tanti spostamenti piccolissimi, infinitesimali. Possiamo immaginare per esempio tanti spostamenti piccolissimi da un millimetro ciascuno. Questi spostamenti piccolissimi li chiamiamo ds. La d che si mette davanti a s sta a indicare uno spostamento infinitamente piccolo. E in ciascuno di questi spostamenti brevissimi andiamo a vedere quanto vale la forza. Per esempio in questo spostamento la forza vale 3,10 N, in quest'altro vale 2,50 N. All'inizio, il primo spostamento infinitesimale, la forza valeva 5 N, poi 4,99, 4,98, qua per esempio 4,90, 4,89 e così via, 4,80, eccetera, eccetera. Quindi non calcoliamo il lavoro in un unico calcolo, ma calcoliamo i lavori piccolissimi che fa la forza variabile in ogni spostamento brevissimo. E questi lavori piccolissimi li chiamiamo DL, la D davanti sta sempre a indicare un lavoro piccolissimo, quindi questo è un lavoro infinitesimale. Ora sì che possiamo applicare questa formula però allo spostamento piccolissimo, quindi il lavoro infinitesimo è la forza in quel momento, per esempio 3,10 N, per lo spostamento infinitesimale, per esempio un millimetro, per il coseno di alfa che in questo caso per semplicità fa 1 perché l'angolo è 0. Una volta che io ho calcolato tutti questi lavori piccolissimi, li sommo. Per esempio devo sommare 3,10 N per un millimetro, che è il lavoro in questo momento, più 2,50 N per un millimetro, più 2,49 N per un millimetro e così via. Dopo che io li ho sommati tutti, ho il lavoro che fa la forza variabile tra A e B. Il lavoro AB è la somma di tutti questi piccolissimi lavori. Vedremo che la somma si indica con questo simbolo che è una S allungata, stilizzata, che si chiama integrale. Quindi in pratica io devo sommare tutti questi piccolissimi lavori. Di fatto noi non ci troveremo mai a fare questi calcoli, è soltanto una cosa concettuale per spiegare come ci si comporta quando dobbiamo calcolare il lavoro di una forza variabile. Dobbiamo suddividere lo spostamento in tanti spostamenti infinitesimali e calcolare tanti piccoli lavori che fa la forza e poi sommarli tutti.